Lunedì 12 marzo 2012. Buona giornata, buon inizio settimana. Oggi il mio cuore sorride. Perché sorride? Ascoltando il GR3 delle 8:45 stamattina ho sentito una bella notizia. Sapete cos'è il GR3? È il giornale Radio 3 della RAI. L'ho ascoltato perché sono rimasto incuriosito da questa notizia. La Chiesa apre alla psicanalisi. Proprio oggi a Roma la Chiesa apre alla psicanalisi. Ci sarà un convegno sulla psicanalisi, sull'apertura della Chiesa alla psicanalisi. Cosa bandita da Pio XII e Giovanni XXIII, che cancellarono qualsiasi rapporto tra Chiesa e psicanalisi. Hanno fatto proprio un bel lavoro, complimenti a questi due papi. Lavoro meraviglioso. Questo mi fa sorridere e mi fa sperare bene. Finalmente anche la Chiesa si mette in discussione, aprendosi alla psicanalisi. Finalmente ci si è resi conto che non tutto quello che viene detto da un prete oracolato, finalmente ci si è resi conto che per riuscire a comunicare bisogna saper trasmettere, bisogna soprattutto saper comunicare con se stessi, e non tutti ne sono capaci, perché leggere da libri ne siamo capaci tutti, ma poi estrapolare forse diventa un po' più problematico, perché dire le cose lette, riportarle da un libro siamo capaci tutti, ma personalizzarle diventa un pochino più difficile. È un po' più complesso, e se ne stanno certo accorgendo, perché se il messaggio pastorale è debole non si può certo continuare ad attribuire alla società, al consumismo. Bisogna anche saper prendere le proprie colpe e andare a riparare i propri errori e magari cambiare anche modo di trasmettere i concetti. Voi immaginatevi se è un po' come ascoltare un disco, comporre una canzone, portare una canzone. Immaginate se oggigiorno, che ne so, le radio cominciassero a suonare canzoni di Luciano Tajoli, di, che so io, Claudio Villa, grandi artisti, di Carlo Giuffrida, grandi artisti, grandi personaggi, ma oggi c'è bisogno di un messaggio nuovo, perché ci sono nuovi artisti che portano sonorità nuove, canzoni nuove, messaggi nuovi, e quindi tutto va rinnovato, e anche nella spiritualità è importante questo. È vero che il Vangelo è un'opera sacra, è vero che serve come esempio, è vero che va assolutamente, bisogna attingere dal Vangelo, però il modo di portarlo è anche vero che va rinnovato, perché è un messaggio, perché come una canzone è come una poesia, quindi colui che non sa attingere da se stesso non sa sicuramente portare questo rinnovamento, non sa trasmettere questo rinnovamento. Ecco perché tutto si è impoverito. Aprendo alla psicanalisi significa che persone con problematiche sicuramente andranno ad aprirsi, andranno a risolverle, e mi auguro che questa apertura non si limiti a persone con problematiche, ma si limiti all'espansione anche della trasmissione del messaggio, ma soprattutto a trovare una formula nuova, un modo nuovo di comunicare, perché quello attuale ormai, bisogna rendersene conto, è efficace, inefficace e obsoleto, inefficace e obsoleto. E quindi una cosa inefficace e obsoleta ovviamente dà dei risultati inefficaci e obsoleti e scarsi. E questa è davvero una bella notizia, è una notizia che mi fa sorridere. Finalmente ci sono delle aperture, finalmente ci sono delle possibilità di rinnovamento. Certo, questa apertura alla psicanalisi è una bella notizia, è un buon inizio, ma potrebbe non bastare. Se facciamo l'apertura
solo per gli addetti ai lavori, è chiaro che non basta. Cioè, se io apro la psicanalisi, ma solo per il seminarista, per quello che deve diventare prete, per quello che deve poi diventare sacerdote, affinché risolva tutti i suoi conflitti e tutte le sue problematiche e possa diventare un ottimo trasmettitore di messaggio della parola di Dio, va bene, ma non basta. Non basta, mi auguro che l'apertura della psicanalisi vada ben oltre, cioè venga consigliata, venga data proprio come indirizzo per coloro che, avvicinandosi magari a un sacerdote, esprimono il loro grado di difficoltà, il loro livello di imperfezione, la loro esigenza di evoluzione. A quello bisogna aprirla. E bisogna allargare questa apertura fin qui, se si vuole veramente progredire, altrimenti rimarrà la solita apertura della Chiesa del tipo tutto fumo e niente arrosto, però non è mia abitudine essere pessimista, tutt'altro, io sono ottimista di natura, quindi sorrido a questa apertura, ne faccio tesoro, ne faccio gioia interiore, e mi auguro che questa apertura, proprio con il convegno di oggi che si terrà a Roma, possa avere un ottimo proseguo e possa allargarsi a più non posso, affinché Chiesa e psicanalisi possano viaggiare sotto braccio, si possano rivedere tante cose, tanti modi, tanti metodi, tante situazioni e veramente si possa intraprendere un nuovo cammino. Che sia questo il cambiamento del 2012? Ma me lo auguro di cuore. Se questo fosse davvero il cambiamento del 2012, sicuramente assisteremo in brevi tempi a una grossa riformulazione e rivoluzione della trasmissione della spiritualità. Adesso mi sembra di esagerare un po' troppo con l'ottimismo, questo credo che non arriverà in tempi brevi, però è certo che arriverà, è certo che arriverà, è un segnale, io già ne ero convinto da tempo, ma questo è un segnale che mi fa credere ancora di più che questo arriverà. È tutto per oggi, buona giornata e alla prossima.